Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 45. Papà, corri, muoviti! Senza pensarci due volte andai da Sara. Lei continuava ad urlare, ma non capivo. Piccola, cosa c'è? Non c'è nessuno in giardino. Papà, aiutami! Io vedo gente. Gente? Impiccata! Piccola, ma cosa dici? Sei sicura di stare bene? Papà, devi credermi! È tutto così strano, vuoi che ti porto dal medico? Papà, ascoltami, io non sono pazza. Vedo una famiglia impiccata nel nostro giardino. Secondo te, sparaminchiate? Non provare più a dire parolacce, ti avviso. Ad un certo punto vidi mia figlia girarsi verso di me guardandomi negli occhi. Notai che i suoi occhi diventarono tutti neri, i capelli diventarono tutti sporchi, i vestiti si riempirono di sangue e lacerazioni. E si poteva vedere la sua pelle piena di ferite. Non era lei. Spontaneamente iniziai a allontanarmi. Tutte le luci si spensero e stranamente fece già notte fonda. Cos'è? Scappi adesso? Lasciami in pace. Mai. Chi diavolo sei? Sono il capo. Cosa cazzo vuoi da mia figlia? Smettila di impadronirti del suo corpo. Non decidi te, ma il destino. Sara iniziò ad avanzare verso di me. Iniziai a correre come un disperato. Corsi giù in cucina e dissi ad Est che Sara era impossessata. Oddio, è dietro di te, scappiamo! Uscimmo da casa e tutto era strano. Era notte, quando prima era giorno. Nessuno in giro, quando prima c'era un casino di gente. Tutto vecchio e arrugginito, case che cadono a pezzi, buchi nella strada, alberi spogli. E un odore di morto invade le nostre narici. Non sapevamo dove andare, ma una cosa era certa, dovevamo scappare. Se non vi fermate, uccido tua figlia. Mi bloccai di colpo ed Est mi incitò a correre, perché per lei era tutto un inganno. Non toccare mia figlia, maledetto. Come mi hai chiamato? Maledetto, sei un mostro, ti nascondi dietro i corpi della gente e quelle poche volte che non lo fai, sei fragile e svanisci subito. Sei un maledetto sfigato, non ho paura dei morti. L'hai voluto te. Iniziò a fare versi strani e poi.